Luigi Luciani. Luigi Luciani è il più grande fisiologo che abbia avuto l'Italia. Nato in Ascoli Piceno nel 1840 e morto nel 1919, egli, che tenne per molti anni maestro insigne la cattedra di fisiologia nell'Università di Roma, della quale fu anche rettore magnifico, gettò sulla sua disciplina tutta la luce di una mente geniale e vastamente aperta in tutti i rami del sapere. È primieramente da segnalare l'onestà scientifica che lo portò ad esaminare i fenomeni metapsichici. Sono fenomeni, gli dice, che offrono grandi difficoltà ad una rigorosa analisi scientifica e con la loro grande complessità dovrebbero ammonire il filosofo, facendogli balenare gli abissi inesplorati dell'umana natura. Il Luciani appartiene al tempo del materialismo, quando si pensava che le facoltà dell'anima fossero null'altro che funzioni della sostanza cerebrale. Con la legge del parallelismo psicofisico, non solo si suppone che esistano dei rapporti funzionali fra i processi somatici e i processi della psiche, il che non è da alcuno contestato, ma che a ciascuno stato di coscienza e a ciascun cambiamento psichico corrisponda uno stato e un cambiamento speciale del processo nervoso concomitante, il che è lungi dall'essere dimostrato, anzi, non è dimostrabile nello stato attuale delle nostre cognizioni. La legge del parallelismo psicofisico non è dunque un assioma, come molti opinano, ma una semplice ipotesi empirica di carattere provvisorio che permette al fisiologo, trattando delle più alte funzioni del sistema nervoso, di rimanere nel campo positivo dei fenomeni e delle leggi controllabili, senza trascendere nel campo della metafisica e senza essere costretto a speculare sulla natura dei fenomeni della psiche sine a materia. Nel capitolo sulle età della vita e della morte, egli si propone di vedere più addentro nel presunto istinto della morte e riporta alcuni dati positivi di severa osservazione, su uno dei quali particolarmente si sofferma. Ferrari ha potuto raccogliere diversi casi, sia in giovani isteriche, sia in dementi, in cui apparve evidente il preannuncio, quasi il vaticinio della morte, insorto in condizioni fisiche normali. In uno di questi casi si trattava di una donna di 40 anni, ricoverata nel manicomio di Reggio Emilia, per demenza secondaria, con soppressione di ogni bagliore di intelligenza. Ad un tratto cambiò improvvisamente contegno. Riprese a cibarsi da sé, cosa che più non faceva quasi da 7 anni. E quasi 7 mesi dopo manifestò il bisogno di scrivere una lettera ai genitori, ciò che non aveva fatto da anni. Pronunziò frasi relative alla sua sepoltura, quantunque godesse buona salute. E una sera annunziò che non aveva che 4 o 5 giorni da vivere e che voleva passarli a letto, quantunque continuasse ad essere in buone, anzi floride, condizioni fisiche. All'inizio del quarto giorno morì improvvisamente. Non fu possibile praticare l'autopsia, ma qualunque sia stata in questo caso la condizione interna della morte, è sempre sorprendente l'antiveggenza, il presentimento veridico della morte, accertata in persona in cui tutte le forme della sensibilità erano ottuse. L'interpretazione di questo e di altri casi consimili è assai difficile. L'ipotesi dell'autosuggestione è quella di un disturbo della cinestesia indotto da una lesione organica avvertita dal soggetto nello stesso priagonico. Qui non sono applicabili perché la morte fu subitanea e non preceduta da alcun sintomo morboso. A Luciani non sfuggì dunque la possibilità di una conoscenza trascendentale nel tempo.
ma soprattutto egli fu attratto ad esaminare i fenomeni di telepatia, confessando che non v'è ipotesi scientifica che valga a chiarirli e spiegarli. C'è dunque qualcosa, e il fisiologo illustre lo dichiara apertamente, c'è un potere della psiche che va oltre la fisiologia. Ma questi fatti non dovevano per Luciani essere esclusi dall'indagine scientifica. Essi si presentavano viceversa, e non poteva essere altrimenti, data l'onestà e la serietà dello scienziato, come i più interessanti, come indizi atti a guidarci a nuovi campi di osservazione. Egli si riportava a Bacone, il quale diceva che il mondo non deve essere costretto entro le angustie dell'intelletto, il che invece abitualmente si fa, mentre si deve lasciare l'intelletto espandersi onde accogliere l'immagine del mondo quale esso è realmente. E altrove asseriva: se la telepatia fra viventi si ammette come ben dimostrata, quella fra persone viventi e defunte diventa perlomeno verosimile. Ebbene, infine, vedere come Luciani spingesse lo sguardo nel futuro e meravigliosamente prevedesse i compiti che si sarebbero presentati agli studiosi del secolo XX. Nell'analisi scientifica dei fenomeni della psiche, la fisiologia del secolo XX procederà tranquillamente, senza preoccupazioni e senza pregiudizi. Essa non sarà guidata, come quella del secolo passato, dall'odio contro la fede nella spiritualità dell'anima. Quanto più, coi progressi della nostra scienza, riusciremo a disvelare le energie latenti negli esseri viventi in generale, nella psiche umana in particolare, tanto più forte e chiaro si farà in noi il sentimento. Tanto più prepotente la fede scientifica che dietro il mondo delle apparenze esista il mondo delle potenze, rispetto alle quali la coscienza sensoriale e l'umano sapere non sono che una semplice simulazione.